Battocchio, come commenta questa sconfitta al Palau di Banca? Ci può stare perdere contro Cuneo? Forse soprattutto nel primo set dalla sua squadra si poteva aspettare qualcosa di più. Nel primo set, non credo che dire che potevo aspettarmi qualcosa di più sia riduttivo. Dovevo aspettarmi qualcosa di più. Noi non possiamo permetterci di aggredire, di entrare in partita, approcciare le gare in questa maniera. Siamo stati proprio poco. Abbiamo fatto le scelte poco intelligenti, è brutto dire così. E quando giochi contro una grande squadra, la cosa non viene perdonata. Infatti, mi ha perso 10. In più, sapevamo che insomma, Cuneo aveva piacere di giocare bene contro di noi. E dovevamo un po' aspettarci, non siamo stati molto, molto furbi. Dopo è stata una partita non bellissima, però neanche inguardabile, ecco. Tanti errori da una parte all'altra, Cuno secondo me ha gestito molto meglio in 2 set su 3 le parti finali dei set, i momenti caldi e soprattutto le situazioni di rigioco, dove noi ci siamo complicati la vita, soprattutto nel quarto set, sprecando un sacco di opportunità. Da cosa riparte e cosa salva in particolare di questa serata? Credo che abbia fatto un'ottima partita a Sorrenti, per me è importante perché ha attraversato un momento difficile e lui è un giocatore importante per questa squadra. Sono contento che si stia ritrovando. Quello che salvo di questa partita, non so se lo salvo ancora. Abbiamo parlato un attimo in spogliatoio a fine partita con i ragazzi, 2 minuti, non di più, molto sereni. Se passato il messaggio che volevo far passare, è stata forse la partita più importante del campionato.